TV, Sicula Web Television, la TV on demand su www.09.tv. Benvenuti e bentrovati a 09 TV. Oggi in studio riprendiamo un discorso lasciato esattamente un mese fa, un tema di rilevante importanza che è quello dell'amianto. Ospite con noi Calogero Vicario, che è il referente coordinatore regionale dell'ONA, ossia Osservatorio Nazionale Amianto. Diamo il benvenuto a Calogero Vicario e domandiamo perché è tornato qui. C'è un motivo preciso, cioè l'avevamo lasciato con il disegno di legge approvato e finalmente anche in Sicilia abbiamo una normativa che regola la legge sull'amianto. Ora, passato e approvato questo disegno di legge, vediamo fattivamente che cosa sta succedendo. Allora, io intanto, prima di parlare del disegno di legge, vorrei un po' parlare e ricordare che oggi c'è la ricorrenza della giornata mondiale delle vittime dell'amianto. Non dobbiamo dimenticare quanti hanno contratto patologie, quante persone sono decedute, e noi vogliamo evitare che questo scempio continui. Quindi il nostro impegno non è solo in questa giornata, ma il nostro impegno continua tutti i giorni, e quindi abbiamo conseguito dei buoni risultati e vogliamo continuare su questa strada. Parlavo del disegno di legge regionale. È stata finalmente la Regione Sicilia, dopo 20 anni, finalmente ha preso coscienza, e grazie alle nostre pressioni, una legge voluta fortemente dall'Osservatorio Nazionale sull'Amianto, grazie all'avvocato Ezio Bonanni, e questa legge sostenuta e voluta anche dall'onorevole Pippo Gianni, siamo riusciti a portarla a termine. Quindi siamo soddisfatti che finalmente siamo riusciti in un qualcosa di epocale, in un qualcosa di storico, e questo va un grande merito a chi si è impegnato. Ecco, Calogero, è importante sottolineare e magari riprendere il discorso di questo disegno di legge una volta approvato. Che cosa vuol dire per la Regione Sicilia avere approvata questa legge? Che cosa è prevista dalla legge? Ma la legge tratta la tematica amianto a 360 gradi. Una parte è riferita al discorso ambientale. Non dobbiamo dimenticare quanto amianto c'è in Italia. In Italia ce n'è quasi 32 milioni, in Sicilia non sappiamo, perché realmente non c'è una mappatura, un censimento, non abbiamo contezza di quante. Quindi questo disegno di legge prevede intanto mappature, censimento, rimozione e poi inertizzazione, cioè nel senso che verranno fatti dei centri di smaltimento dove l'amianto verrà portato ad altissime temperature, e quindi tutto ciò verrà recuperato e trasformato in risorse economiche. E c'è una tempistica per capire quando questi centri sorgeranno per inertizzare l'amianto? Ma ci sono dei tempi ben precisi. Noi aspettiamo la pubblicazione, quindi aspettiamo le linee guida, e su questo poi vigileremo e staremo attenti a quello che succede, perché la pubblica amministrazione, chi di competenza, non può più giocare, anche perché ci sarà anche la possibilità, se non raggiungono gli obiettivi previsti, potranno essere sanzionati. Certo. Quindi questo è un discorso che va abbastanza nella direzione giusta. Questo è un discorso molto 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 veramente di fondamentale importanza, perché oltre alla salvaguardia del territorio ne va della salute dei lavoratori e dei cittadini. E finalmente non ci saranno più scuse per non smaltire questo amianto, perché fino a ieri si diceva che appunto solo attraverso delle ditte specializzate degli altissimi costi era possibile smantellare e smaltire l'amianto. Adesso con questa legge, legge prevede che c'è una disponibilità di qualcosa come 21 milioni di euro. Sicuramente non basteranno per affrontare il problema, però già è un buon inizio, e quindi si va nella direzione giusta. Vedremo quello che succede. Ma per quanto riguarda principalmente la tematica amianto, è quella che noi abbiamo voluto fortemente, che il discorso va nella direzione, nella prevenzione primaria, e per evitare una futura esposizione dei lavoratori e dei cittadini all'amianto. Quindi la rimozione di tutti gli amianti che sono presenti nei luoghi di vita e nei luoghi di lavoro. Certo. L'altra cosa importante è quella della prevenzione secondaria. Cioè, ci sono migliaia di cittadini, di lavoratori che sono stati esposti all'amianto. Questi lavoratori dovranno essere tutti identificati e monitorati per evitare che
che magari abbiano già contratto una patologia, magari non lo sanno, e quindi si va nella direzione, diciamo, di prevenzione, e quindi intervenire, se è il caso, al momento giusto. Quindi un'azione preventiva ben determinata, incisiva. Un'azione molto determinata e incisiva, perché noi abbiamo voluto fortemente il registro regionale degli esposti. Ecco, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che la Regione Sicilia istituirà questo registro, quindi tutti i lavoratori che in qualche modo abbiano avuto un'esposizione e quindi devono indicare alla Regione i luoghi dove hanno svolto questa attività e la mansione anche che hanno svolto sul posto di lavoro. Quindi già potremmo avere contezza di quanti lavoratori ci potrebbero essere esposti. Quindi, successivamente a questo registro ci sarà il Muscatello di Augusta, che diventerà un centro di riferimento regionale per quanto riguarda la cura, la diagnosi e anche la terapia per le patologie contratte. Quindi queste sono cose abbastanza sì, che ci soddisfano, sono delle cose anche molto importanti. Oggi comunque tu sei tornato qui in studio per parlarci in particolare quindi di quello che sta venendo fuori da questo disegno di legge, ossia partiamo innanzitutto con questa conferenza. Voi avete organizzato una conferenza. Sì, noi ci siamo dati degli obiettivi. Ci siamo dati degli obiettivi che, una volta raggiunto fatto questa legge, bisogna divulgare, se possibile, in tutti i comuni della Regione Sicilia, perché noi ci siamo caricati di questo problema e quindi vogliamo portarlo in ogni posto. Quindi, assieme all'onorevole Gianni, che diciamo ha sostenuto fortemente questa iniziativa, abbiamo intrapreso una serie di iniziative qua sul posto. Quindi iniziamo con Augusta, che ci sarà un convegno per sabato pomeriggio alle ore 16:30 presso l'Aula Magna, scuola Ruiz, quindi ad Augusta in via Catania numero 83. Continuiamo con domenica mattina. Quindi questa di Augusta sarà, diciamo, una trasmissione curata da 09 TV, che potrà essere disponibile on demand nei giorni successivi. Sì, ricordiamo che appunto la conferenza del 3 maggio ad Augusta sarà caricata on demand e quindi disponibile sul nostro sito 09tv.it. Mentre la conferenza che ci sarà domenica 4 maggio, continuiamo a Priolo, con domenica mattina alle ore 10 presso il CIAPI, con quest'altra conferenza che è prevista la diretta streaming, quindi sicuramente daremo le indicazioni ben precise per le persone che non potranno essere presenti sul posto, per poterla vedere in ogni posto d'Italia, anche del mondo. Questa seconda conferenza si svolgerà al CIAPI. Quello che noi chiediamo è una massiccia partecipazione, perché il problema non riguarda solo pochi, ma riguarda un po' tutti, perché l'amianto dei posti di vita e di lavoro. Ci tengo anche a dire che questa conferenza è organizzata dall'Osservatorio Nazionale sull'Amianto insieme a Confeuropa Consumatori, e quella del CIAPI in collaborazione anche col CIAPI. Benissimo. Continuiamo ancora, perché abbiamo un tour de force in 2 giorni, 3 conferenze. La domenica pomeriggio alle ore 16:30 siamo a Rosolini al Cineteatro Cittadino, e quindi cerchiamo di dare tutte le massime informazioni dal punto di vista sanitario, dal punto di vista legale, per tutti i diritti che purtroppo qua noi abbiamo avuto negati. Bene. L'anima di tutto questo, assieme a Calogero Vicario e all'onorevole Pippo Gianni, che si è battuto fortemente, è l'avvocato Ezio Bonanni, che da anni ci supporta qua sul territorio. Perché purtroppo noi abbiamo dovuto fare il ricorso all'azione legale, perché non abbiamo avuto riconosciuti i diritti che in qualche modo hanno avuto riconosciuti in altri posti. Quindi quello che io rivolgo, diciamo, a chi ci segue e a chi ha la possibilità di vederci, è di essere presenti, di partecipare ad Augusta, in massa, a Priolo ed anche a Rosolini. È importante, perché giustamente dopo una battaglia
così lunga e vinta, adesso è giusto dare spazio alla divulgazione di questa importantissima legge che è stata finalmente approvata, e quindi per il territorio diventa anche una punta di diamante, no? Perché eravamo rimaste una delle ultime regioni. Non solo, questo diciamo il discorso dell'amianto dal punto di vista ambientale, questa è una cosa, una svolta epocale che mai nessuno ha voluto prendere in mano questa patata bollente. Noi invece ci siamo riusciti e speriamo di portarla a tempo. Un'altra cosa che volevo dire, che ci sarà la presenza dell'avvocato Ezio Bonanni, che ha avuto una recente sentenza presso il Tribunale di Gela, dove il giudice del lavoro ha riconosciuto a un lavoratore del petrolchimico i benefici per l'amianto oltre il 92, quindi un lavoratore è stato riconosciuto esposto fino al 2003. Cosa vuol dire? Vuol dire che per tutti i lavoratori del petrolchimico di Priolo, di Gela, di Milazzo, di ogni parte della regione Sicilia e dico anche d'Italia, si aprono le porte per avere quel diritto al prepensionamento per le minori aspettative di vita oltre il 92. Quindi l'avvocato Sibalanni darà tutte le indicazioni su come muoversi per avere questo diritto negato. Quindi noi cerchiamo di sensibilizzare i cittadini. Qua c'è una platea di medici, di professori universitari che hanno accettato di buon grado di collaborare con l'ONA, e quindi siamo orgogliosi. Bene, noi siamo felicissimi di aver dato questo spazio a una tematica così importante, come diceva appunto Calogero Vicario, rappresenta veramente una svolta epocale. Ringraziamo per essere stato con noi nuovamente in studio Calogero Vicario, salutiamo i nostri telespettatori e vi diamo appuntamento al prossimo servizio. Zero Mill TV. Sicula Web Television. Sicula Web Television.